giorno. Dove viene? La potente ha la giustificazione? Ha la giustificazione? Chi siete? Dove andate? Che fate? Ma non siamo a Frittole nel 1400, bensì nel 2020, ai tempi del coronavirus, dove da oggi anche in Toscana, per spostarsi occorre dichiararsi chi siamo con un documento d'identità, da dove proveniamo, dove andiamo e perché lo facciamo. Buongiorno. Voglio capire cosa devo fare per andare a Livorno. Ah, viene. Vabbè, mettila. Non viene chiesto un fiorino, ma un'autocertificazione che deve comprovare le motivazioni di ogni spostamento da un comune diverso del proprio domicilio. I controlli vengono istituiti ai confini dei comuni. Qua siamo su uno svincolo della Firenze-Pisa-Livorno e qua le forze dell'ordine chiedono le autorizzazioni ad uscire dal proprio comune. Si parte dalle comprovate esigenze lavorative a situazioni di necessità, come accudire un genitore o un anziano, o il caso di una visita medica o di un esame. A quel punto occorrerà esibire il certificato. Tutto a posto? Tutto a posto, per ora. Era in viaggio per lavoro? Sì, viaggio per lavoro. Ha fatto la dichiarazione? Ho fatto la dichiarazione per dove venivo, per che motivi giravo. Molti automobilisti non avevano il modulo dell'autocertificazione, che è stato consegnato direttamente dagli agenti della stradale e compilato sul posto. Le autocertificazioni saranno inviate alle prefetture, dove partirà la verifica. Se si autocertifica il falso, potrebbe scattare il reato, perché vuol dire che hanno messo in pericolo la salute pubblica.